Vittoria della gestione valentina. Prima vittoria, una vittoria che sicuramente speravamo, che serve alla classifica, che serve al morale. Poi è venuta anche con un punteggio abbastanza largo alla fine, però l'importante è stasera la vinci. Quindi questo ce l'avamo promesso ieri e questo fortunatamente è avvenuto. E abbiamo fatto una partita solida in difesa. C'è stato un inizio un po' traballante, però abbiamo preso dei buoni tiri. I due tiri sbagliati da Ukic e comunque da sotto uno da fuori erano due buoni tiri. Loro hanno giocato intensamente e poi chiudendo le maglie difensive siamo riusciti ad esprimerci molto bene in transizione in contropiede. Quindi questa è una cosa che sicuramente per una squadra che è ultima in classifica, la possibilità di correre in contropiede, di prendere dei tiri, diciamo senza coscienza, cioè dei tiri liberi di testa, è una cosa che può sicuramente aiutare la partita. Abbiamo dimostrato di essere più che mai vivi, di crederci, e credo che tu abbia avuto buone indicazioni un po' da tutti oggi. Sì, ma io voglio dire, ci credevamo anche a Milano, perché poi è stato un terzo quarto dove veramente ci hanno messo sotto fisicamente ed è ormai una partita finita. Però la squadra ha sempre giocato, ha giocato a Treviso, ha giocato con Caserta, ha giocato quando c'era Marco, quindi non ha mai mollato, una squadra che gioca, difende. Molto spesso, diciamo, visto che sono successe 11 volte, nell'ultimo minuto ci sono stati degli errori. Però questa partita può servire anche per cambiare la rotta di alcuni giocatori, per cambiare la testa e lasciarsi indietro magari delle paure, delle pause che avevano durante l'ultimo minuto. Sono cose importanti quando succedono queste partite qua. Avendo non un'esperienza da allenatore ma un'esperienza da giocatore, spesso possono cambiare le cose, soprattutto nei giocatori che sono stati in difficoltà a gestire determinati palloni nell'ultimo minuto. Questo è importante anche l'apporto di Minard, che arrivando da fuori, quindi non avendo memoria di questa squadra, fa un po' da equilibratore, da leader in certo modo. Sì, fa un po' da equilibratore, è un giocatore che sicuramente abbiamo cercato, perché è stato, nonostante un inizio diciamo non positivissimo in attacco, è stato colui che ha dato il là alla rimonta iniziale, diciamo così, perché è un giocatore che è andato fuori dagli schemi, attaccato in contropiede, attaccato dai giochi, è un giocatore che subisce i falli e quindi anche mette in difficoltà anche la squadra avversaria, perché è un giocatore che ti punta sempre ogni volta, la tua squadra deve essere preparata. E non è facile prepararsi su un giocatore che in qualunque momento attacca sempre. Com'è il vostro programma di questi prossimi giorni? Allora adesso, vabbè, David parte domani che va con la nazionale, e noi riposiamo domani, faremo due allenamenti venerdì, un allenamento sabato, un allenamento domenica, lunedì il giorno di riposo e poi martedì partiamo con la settimana tipo per andare a Torino. Visto due facce del playmaking, all'inizio c'è un po' di domande, forse ancora con la parte di Treviso sulle spalle, però abbiamo visto un grande Stefano Gentile che mi pare che insieme a Minardi è stato quello che ha indirizzato la partita. Nel secondo tempo poi abbiamo visto Sciacur in versione playmaker, forse meno per sé che per gli altri. Ma io dico che allora io non ero scontento della partita di Sciacur a Treviso, perché comunque lui aveva fatto una partita solida i primi due quarti, dove già aveva 3-4 palle perse, e poi sulle palle perse si può aprire un dibattito come sono state chiamate, se si sono passi in quel modo lì, in una partita ci sono 50 infrazioni di passi. Lui è il playmaker di questa squadra e come tale il playmaker deve far giocare gli altri. Poi nel momento in
cui lui è arrivato è stato anche un grande realizzatore all'inizio, ma non è, voglio dire, Shakur nella sua carriera ha sempre fatto, ha avuto una media punti diciamo da 10-12 da playmaker. Quando è arrivato è stato anche un realizzatore. Questa sera lui ha fatto il playmaker insieme a Stefano. E per giocare a pallacanestro in molti momenti bisogna giocare con due playmaker in campo. Quindi si danno una mano con l'altro. Portare avanti la palla non è un lavoro facile se ti pressano a tutto campo come è stato pressato Treviso, come verrà pressato altre volte. Quindi giocare con due playmaker insieme vuol dire che una volta a testa possono portare avanti la palla. Poi questa sera Stefano ha rotto la partita con le tre bombe, quindi sicuramente ha fatto bene sia il playmaker, ha fatto un paio di assist, ma diciamo che anche Shakur ha fatto 11 assist questa sera. Nel corso di una partita 11 assist vuol dire che sono almeno 22 punti, quindi diciamo che ha giocato per gli altri, quindi io non ero completamente scontento della partita di Treviso, sono contento di questa partita ed è molto, molto significativo che quando i due playmaker giocano insieme la squadra riesca ad esprimere un gioco molto più coinvolgente da parte di tutti. Quindi ma anche Stevic che ha stretto i denti, Gentile ha stretto i denti, quindi sono due giocatori che hanno voluto giocare a tutti i costi questa partita e di questa cosa qua bisogna ringraziare. Ho due domande. Sì. La prima, volevo chiedere come mai, anche con un passivo così importante, non stai inserito Ferrero? Perché, allora, tra Giancarlo e me c'è un rapporto particolare. È l'unico giocatore con il quale ho giocato. Quindi nel turno degli spettatori ci siamo abbracciati e lui mi ha detto ho capito tutto. Quindi abbiamo 11 giocatori. Si fanno delle scelte durante la stagione, durante la partita. Come non aveva giocato Martinoni a Treviso, questa sera ha giocato 12 minuti. La partita ti porta all'assetto che tu devi avere. Cioè, se Stefano non usciva per crampi, cioè se non mi chiedeva di uscire perché sentiva che gli stavano arrivando i crampi, avremmo finito la partita con i giocatori che avevano fatto il break. Cioè, perché sinceramente quando una squadra fa un break vuol dire che gli altri non trovano le contromisure e quindi avremo finito così. Sono 11 giocatori, sono tanti, sono tutti giocatori che possono dare un contributo, quindi è solo una scelta della partita. E poi volevo chiedere, è giunta voce che da Brindisi sia arrivata una richiesta per Simone Pieric. Oggi Simone ha giocato, ha dato il suo contributo, sì. Quindi quello che si è scritto in giro, sinceramente non mi è stato riferito niente, quindi non è un giocatore che ci serve, un giocatore importante, se gli è arrivato sono contento per lui, però pensiamo allo stesso modo, quindi voglio dire vuol dire che c'è qualcuno che vuole un giocatore che è importante per te. Minard su Green è stata una grossa immagine studiata e preparata, insomma aveva un problema all'arbitro, però gli ha dato fastidio, però insomma gli ha dato fastidio per 10 centimetri. Sì, lui è un giocatore che può difendere su tutti e che vuole difendere su tutti, quindi va bene, è stata questa scelta iniziale perché ha la stazza per poter difendere, come dicono i livornesi, la garra per poter difendere su chiunque, quindi diciamo è stata una scelta che abbiamo preparato e così, guardando anche i video delle altre partite, delle caratteristiche di Marcus Green, infatti poi voglio dire contro di lui mi sembra non abbia fatto neanche un canestro, quindi diciamo che è stata una scelta azzeccata. Va bene? Scusi.